Quindi se P è la probabilità di trovare l'oscillatore armonico ad una certa energia E dunque lo andiamo ad integrare su tutto il campo e dunque verrebbe... La risposta è l'1. Ma qual era la domanda? Può esistere un unico fondamento alla base di tutta l'esistenza? Bentornati, carissimi, qui nello studio del dottor Sedrei. Innanzitutto voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato al contest e voglio anche fare i complimenti a Marco Coletti che si è aggiudicato la copertina di questo video. Il filosofo di cui parleremo oggi è Plotino, che intercetta pienamente il momento di passaggio tra la cultura classica e quella cristiana. Il filosofo è infatti il massimo esponente di quello che viene definito come neoplatonismo e si muove in bilico. In bilico. Tra la filosofia classica, soprattutto di Platone e di Aristotele, e la filosofia cristiana che stava prendendo piede all'epoca. Il pensiero plotiniano viene definito neoplatonico proprio perché, come in Platone, riteneva che il mondo non fosse altro che un'ombra di una realtà che si trova al di là del mondo che ci appare. Plotino pone come punto centrale della sua filosofia il concetto di unità. Ogni cosa è infatti quella che è solo poiché è una unità e ritiene il filosofo che non vi potrebbe essere alcun tipo di molteplicità se non vi fosse un'unità prima di essa. Con un esempio, potremmo dire che non avrebbe alcun senso parlare di allenatori del Milan qualora non esistesse il Milan. Ho scelto il Milan proprio per la vasta molteplicità di allenatori che lo contraddistingue. Come vertice dell'esistenza, Plotino pone l'uno, ovvero l'unità assoluta, ciò a cui tutto ciò che esiste deve la propria esistenza. In quanto unità assoluta sarà al di sopra di ogni tipo di molteplicità. Plotino sostiene che l'uno non sia definibile direttamente, ma solo negativamente. Con un esempio possiamo dire che l'uno non sia molteplice, non sia nel tempo, che non sia un gioco di carte o una macchina e soprattutto che non sia finito. Proprio l'infinitezza dell'uno ci indica come Plotino stesse prendendo le distanze dalla cultura classica, poiché nella filosofia antica greca abbiamo visto che generalmente gli enti che vengono posti come fondamento dell'esistenza venivano riconosciuti in quanto finiti, come ad esempio l'essere di Parmenide. Questo perché l'infinito era sempre simbolo di imperfezione. L'uno, nella sua infinita pienezza, trabocca esistenza. E questo traboccare è indicato da Plotino come l'emanazione. Per spiegarlo, utilizza l'esempio della fonte luminosa, ovvero più un qualcosa si troverà vicino alla fonte luminosa, più ne sarà illuminato, più invece si troverà lontano da questa fonte, più si troverà in ombra e quindi meno illuminato. Allo stesso modo, più saremo vicini all'uno, più parteciperemo dell'esistenza, più ci troveremo lontani da esso, meno parteciperemo di essa. Proprio dal concetto di emanazione deriva la dottrina delle ipostasi. Secondo Plotino, infatti, esistono più tipi di sostanze, appunto le ipostasi, che non sono altro che modi di esistere differenti. La prima ipostasi è proprio l'uno, che all'interno della sua perfetta unità trabocca esistenza, e dall'emanazione deriveranno anche le altre ipostasi. La seconda ipostasi è quella dell'intelletto, che, come l'uno, è infinito, però ha una differenza dall'uno, che è pura unità. L'intelletto, in quanto pensante, ha in sé una dualità, ovvero vi è la differenza tra ciò che è pensato e ciò che pensa. Dunque, non vi sarà la perfetta unità come nell'uno, e questo lo rende un'ipostasi differente dall'uno stesso. E infine, come terza ipostasi, vi è l'anima, che fa da ponte tra la vera esistenza dell'uno e dell'intelletto e l'ombra della materia, che è la parte meno colpita dall'emanazione dell'uno. L'anima è pura e infinita molteplicità ed è ciò che vivifica la materia, rendendola realmente esistente. Come abbiamo visto per Platone, anche per Plotino il mondo materiale, quello che ci circonda, non sarà altro che un'ombra di un vero mondo che, appunto, si trova al di là, sotto la realtà.
Secondo Plotino, il fine dell'uomo è quello di risalire la serie delle ipostasi. Attraverso la ragione e la serenità dell'anima, l'uomo è in grado di raggiungere l'estasi, ovvero un momento di contatto diretto tra l'anima e l'uno. In questo modo, l'uomo può arrivare alla più grande delle verità, ovvero che in realtà, nel profondo, io, te, noi, voi, loro, siamo uno. One love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it.